a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. E come di consueto ogni vlog comincia con qualche acquistino, in questo caso è acquisto per la casa. Comunque mi andava di finalmente aprire un vlog perché è un pochino che non giro. Scusate, ma ogni tanto ho ancora colpi di tosse. Qua è arrivato super freddo, tra l'altro visto che stanotte ieri notte ha nevicato a Torino e Milano, io aspetto la neve, ma da me non arriva, siamo sempre nella zona X. Se sentite scoppiettare è il camino che ho messo in televisione, tipo su YouTube, super rilassante, dura 10 ore, hai voglia. Come sempre la lavatrice, e poi ho anche acceso la pompa di calore perché comunque io a casa mia non accendo mai il riscaldamento, anche se ce l'ho il riscaldamento pavimento, vabbè. Ma non l'ho mai acceso, infatti le mie bollette del gas girano sempre sui 30 euro. Vi volevo far vedere questa tutina che avevo acquistato da Shein, che vi avevo mostrato. L'ho lavata un sacco di volte, come vedete non ho fatto nessun pallino, è sempre morbida con questo tessutino super super caldo. Mi sono vestita perché devo andare adesso da Inns. La spesa grande l'ho già fatta l'altro giorno al Conad, infatti vi faccio vedere la parte dei detersivi, ma sto facendo la pizza, ci ho fatto l'impasto a lunga lievitazione di 24 ore, quindi l'ho impastato praticamente ieri in tardo pomeriggio, poi l'ho messa in frigorifero eccetera con pochissimo lievito, tipo 2 grammi di lievito, e adesso l'ho divisa nei pannetti, però non ho gli ingredienti, nel senso che mi manca la mozzarella e mi manca il condimento per la pizza, tipo il salamino piccante, ecco. E quindi vado all'Inns ad acquistarlo, poi sono rimasta senza assorbenti perché avevo 2 pacchettini aperti e me ne mancano adesso, cioè il mio ciclo non è finito e me ne mancano, quindi devo per forza andare. Scusate, ma io ho questa tossina che ogni tanto mi torna ed è proprio puntigliosa. Allora, Conad, che cosa ho acquistato? Vabbè, c'è un intruso che è l'S lunga, quindi ve lo mostro subito perché come sempre sapete che ogni tanto mi girano e faccio delle belle lasagne, quindi sono andata l'altro giorno all'S lunga per farle, prendere le cose per le lasagne, le solite, quindi vi ho evitato il video. E tanto che c'ero, ho acquistato 3 prodottini, tutto il resto al Conad. Invece allora ho preso l'S lunga piatti limone verde ultra concentrato, questo prodotto è fantastico, per me è uno dei detersivi migliori per i piatti perché sgrassa bene, basta poco prodotto, continua a schiumare e non c'è bisogno di pigiare. Visto che sto terminando quello che ho in utilizzo, ho preso questo, c'erano un sacco di offerte, come c'erano un sacco di offerte su questi coccolino, costavano 1,99 euro, quindi li ho acquistati perché i coccolino adesso costano come tutte le altre cose, quindi io cerco di acquistare cose in offerta. Ho preso questo ammorbidente concentrato prima fioritura, petali di rosa, bergamotto e mughetto, 38 lavaggi. Vi ho fatto anche infatti lo short, e poi ho preso questo freschezza celeste, patchouli, sandalo e eucalipto. Sono 570 ml, anche se sembrano meno, comunque per il prezzo che avevano va benissimo. Per quanto riguarda il Conad, ho preso sempre di questa marca Magia, sapete che ogni tanto ho questi dei detersivi, gli ammorbidenti, che sono strabuoni, un po' costosetti perché costano sui 5 euro, però durano tantissimo. E ho deciso di prendere sgrassatore alla Marsiglia per la cappa, piano cottura e qualsiasi altra cosa. L'ho già utilizzato e mi piace da morire. È vero che Chantecler è uno dei migliori sul mercato perché è molto concentrato, bello sgrassante, però a volte mi crea anche proprio prurito in gola, asma, e mi secca tantissimo le mani, e poi mi scatena ogni tanto, non sempre, la dermatite da contatto, che poi io ce l'ho sugli occhi, che è la zona colpita. Una volta che avete una zona colpita, anche se guarisce, quando utilizzate qualcosa che dà fastidio è la prima zona che si irrita. Quindi ho cambiato marchio e ho preso questo e mi sto trovando divinamente con questo prodotto. È costato 3 euro e qualcosa, quindi 1 euro in più di Chantecler, vabbè, però è stra buono. Sono 750 ml di prodotto.
Poi sempre di questo marchio ho ripreso un detersivo, ma in questo caso ho preso un muschio bianco per bianchi colorati, formato convenienza, 1,5 litri, è un prodotto appunto italiano. Ho già amato tantissimo l'altra versione, cos'era? Blu, se non sbaglio. E c'è un'altra rossa, pian pianino le voglio provare tutte. Costano 5,30 euro, ma durano tantissimo. E quindi l'ho acquistato. Parlando appunto di detersivi che costano, allora la prima volta che sono andata alla Conad 3 settimane fa, questi detersivi costavano 9,90 euro. Ho detto: che cosa, ma neanche morta ti acquisto a 9,90 euro. Ecco, questo è un prezzo esagerato per un detersivo. La settimana scorsa sono ritornata e costavano 4,90 euro. Non è pochissimo, ma rispetto al prezzo che aveva ci stava. E quindi l'ho acquistato anch'io, il detersivo coccolino. Ci sono tanti pareri sul prezzo, sul lavaggio corto, breve, eccetera. Quantità non mi interessa, perché io non faccio mai cicli brevi, faccio sempre cicli lunghi, e quindi li utilizzo normalmente i detersivi. Non mi interessa il claim, ma piacendomi coccolino non vedevo l'ora di provare appunto il suo detersivo. A 10 euro neanche per provare l'avrei mai comprato, a 4,99 euro sì. Quindi ho preso questa versione Wonder Wash Ultra Care 37 lavaggi nella versione rosa, perché non dice la profumazione, e ho preso anche questa blu. È sempre cicli brevi, dice anche Odor Protection, ideale per vestiti sportivi. Vedi, questo non l'ho visto. E invece questo è Ultra Care, ideale per i vestiti colorati. Ottimo, perché ce n'era un'altra versione ma non mi volevo caricare. Sono 1480 ml e sono stra curiosa. Poi ho preso un altro ammorbidente, questo della Conad. Sapete che a me gli ammorbidenti della Conad mi hanno colpito, quelli piccolini mi piacciono tantissimo. Ho deciso di prendere questa nella versione grande da 1250 ml, ammorbidente concentrato, profumo intenso, gelsomino e fiori di sambuco. Questo l'ho già sto utilizzando, infatti sono qua. Allora, nella lavatrice non si capisce di cosa sa, né di sambuco né di gelsomino. Una volta che il ciclo finisce si sente un po' il sambuco, ma poi nell'asciugatrice si sente il gelsomino, quindi mi piace tanto. Uguale anche ai suoi fratellini, profumano bene rispetto al prezzo che hanno, ammorbidiscono bene, quindi l'ho acquistato. Ma questo poi lo riporto da Matteo, perché da lui abbiamo finito l'ammorbidente, io ho già fatto incetta. Parlando di incetta, ho ripreso anche un eco ricarica in emergenza, ammorbidente concentrato, mandorla e noce di cocco, ha ridotto impatto ambientale. Questo verso natura Conad, l'ho già utilizzato in passato, 1,5 litri, ed è uno dei miei ammorbidenti preferiti per quanto riguarda detersivi ecosostenibili. Insomma, mi piace il profumo, mi piace come ammorbidisce, infatti l'ho preso in eco ricarica perché è comodissima. E nulla ragazzi, ora vado all'Inns a prendere queste due cosine, faccio un giro anche se c'è bello fresco. Cioè, mi sto guardando anche oggi, una signora mi ha guardato e mi ha detto: ma che cosa hai fatto alla pelle? Cioè, io vi sento che, vi sembra che sto luccicando d'immenso, no? Che sono muta. Ma vedete che anche se io faccio così, non lo sono. Ieri ho fatto la pulizia del viso con l'acido salicilico di Miamo, poi ho fatto una bubble mask e si vede subito, c'è proprio una pelle specchiata. Specchiata, cioè una roba incredibile. Pure il naso, cioè l'ho strofinato bene sul naso per appunto pulire meglio, perché sul naso di solito ci sono delle impurità. Vedete quanto è strapulito e luccica, cioè proprio luccica il naso, cioè non so come farvelo vedere. Cioè sembra veramente che mi sono messa dell'olio in faccia, ma non è così, cioè vedete che continua a toccarmi, dovrebbe sparire, non è così. Infatti una signora mi ha detto: ma sei proprio oggi, wow. E sei andata dall'estetista? Faccio sì sì, estetista nel mio bagno. E nulla, ora scappo, se ci sono degli aggiornamenti mi farò vedere. Vi mando un bacione, un abbraccione e ci si rivede. Allora, Inns, cioè non sembrerebbe che sono uscita e rientrata, mi sono fatta tutto a piedi, è stato tutto buio buio buio. Cosa ho acquistato? Allora, ho acquistato le spugne in cellulosa e fibra extra assorbenza del marchio Flori. Le spugnette servono sempre in casa. Poi ho
preso infuso di melagrano e mandarino 20 filtri in bustina. Sapete che è il periodo delle tisane e quindi andiamo via di tisane. Poi una cosa che mi serviva è il pallino salvitine igieniche dermatologicamente destato su cute sensibili con olio di cocco aloe vera, 80 pezzi, nuova formula idratante, tessuto microspugna ultra soft. Non ho bambini, però sono salvettine umide che io utilizzo e prediligo prendere sempre quelle per i bambini. Anche questo costava veramente veramente poco. Poi cose ingombranti, ho preso Lori, ho preso due pacchi di velina perché le veline servono sempre in casa. Ne ho messe in uso ultime due, quindi non voglio rimanere senza, appunto. Anche le veline costicchiano un po', ma sono 150 pezzi ed è in scorso 1,20 euro. E vabbè, poi ho preso gli assorbenti che tra l'altro mi ricordo del marchio Primula, ripiegati in bustina, mi ricordo che non mi erano piaciuti nella versione verde. Questi sono assorbenti Econale 14, dermatologicamente testati, ma sono quelli che costavano di meno e sinceramente erano gli unici che... l'unico marchio che c'era. E vabbè, mi sta finendo il mestro, quindi questi vanno bene, però appena posso devo assolutamente andare ad acquistare i miei Lines E, che il mio pacco scorta è terminato. Poi sempre per la casa, questo è l'ultimo Scottax che ho e quindi c'era in offerta a 1,99 euro questa Happy Life carta da cucina Christmas della Nikki, quindi era anche in panna. Ormai c'è un sacco di roba di Natale, ragazza, ma le decorazioni cominciano l'8 dicembre, 9 dicembre, non adesso, c'è tutta roba di Natale, insomma, aiuto, io non ho ancora messo una lucina, nessuna decorazione. Comunque ho acquistato questa perché appunto mi serviva. Alla fine da mangiare ho preso qualcosa, sì, ho preso tre birre. Ho preso questa birra artigianale italiana Golden Ale cruda, da accompagnare appunto con la pizza o bere quando mi va. Ho preso anche questa birra artigianale italiana Red Ale. Ne ho assaggiato una, ma questa è una birreria, la birra al peperoncino. Mi era piaciuta tantissimo perché amo il piccante, però non la vendono, ahimè. Cioè la vendono là in birreria, però vabbè. E poi ho preso questa birra Postina Street, sempre rossa. Ho acquistato tre birre, così sono a posto. Poi ho preso la mozzarella che mi serviva, l'Arte Cassaro, mozzarella julienne 100% latte italiano, ne ho presi due perché faccio due teglie di pizza grandi e comunque serve, anche questo non costava tanto. Ho preso la spianata piccante senza glutine, tendo ad acquistare poco gli insaccati, però per la pizza faccio un'eccezione, questa mi piace, io adoro il piccante, sopra oggi ci metterò anche un po' di peperoncino fresco, che ne ho uno acquistato alla Conad che è strapiccante, che io adoro. E poi l'ultima cavolata che non mi serviva ma era troppo troppo carina, questo vasetto che mi è costato 3,99 euro, al tappo che si chiude, ovviamente non so se metterci dentro lo zucchero oppure metterci dentro i dischetti di cotone, cioè vedete che giro dell'occhio devo fare, è stra carino e mi sa che ci metterò i dischetti di cotone perché mi piace tantissimo. Alla fine la mia priorità è sempre il bagno. Tra l'altro mi sono resa conto che su questa birra sopra c'è pure il disegnino, che carino. Questa è 6,5 di alcolica, quindi abbastanza. Questa 5,6 e questa 4,8, insomma c'è un crescendo. E nulla ragazzi, questa è stata la mia spesa, ho speso 25,37 euro. La cosa più costosa era appunto il barattolo, ecco è partita la pubblicità di YouTube perché ho il camino. E nulla, ci vediamo prossimamente. Eccole qua le mie pagnotte, le ho messe ancora a lievitare qua, ovviamente le avevo divise, l'impasto era molto molto più grande in una ciotola lievitata, poi le ho divise, adesso queste due pagnottine stanno lievitando. Tra l'altro siamo quasi a 24 ore, quindi alle 8
tutto di sera saranno 24 ore di lievitazione. Io ho intenzione di mangiare verso le 9, quindi cioè, io sono stracontenta perché solo con 2 grammi di lievito sta lievitando veramente veramente un sacco. Ovviamente qua ci stanno anche 4 pagnotte piccoline da fare, 4 pizze un po' più piccole rotonde, oppure 2 grandi. Un'ora prima della cottura bisogna andare a spennellare con l'olio la pagnotta e lasciarla ancora un pochino lievitare, appunto per un'ora, e poi si procede con il condimento e la cottura. Non vedo l'ora assolutamente di provare. La prima volta che faccio un impasto con poco lievito e a lunga lievitazione, questa dritta me l'ha data mia mamma e infatti sono curiosissima. Fatemi sapere se anche voi avete provato questo tipo di lievitazione. Allora, ecco qua le mie 2 pagnotte. Ho appena fatto le pieghette perché il segreto è fare le pieghette. Guardate com'è stra soffice e stra morbido. Guardate com'è balla. E le ho fatte le pieghette e sta già lievitando ancora. Vedete, fa pure le bolle, che meraviglia. Adesso lo copro con un canovaccio pulito e poi spennello con l'olio, accendo il forno e poi farò le pizzette. Qua verranno 2 pizze rotonde normali. Sono stragasatissima perché finalmente forse ho trovato il modo di fare l'impasto perfetto. Eccoci qua. Questo sono 2 pagnotte prima di stenderli sulla teglia rotonda e fare le pizzette. Come avete visto, si sono lievitate di nuovo da sole, cioè da sole di nuovo. Praticamente vi sto facendo il documentario dell'impasto. Vi faccio vedere dall'alto e vi faccio vedere dal basso. Da notare che hanno anche queste bollicine dentro e guardate come ballano. Deve essere stra sofficioso. Praticamente, se andate indietro, poi vedete anche il progresso delle mie pagnotte. Ora vado a stenderli sulla base della pizza. Ho già acceso il forno, là ho già tutte le preparazioni e vi farò vedere quando uscirà. Pupi, mi stai facendo la pulizia del naso? Sì? Ah, no! Solo bacini. Mi hai preso per una mamma gatta da pulire? No! Ma quanto è grande la mia pupi? Sì, aia! Gelosona. Sei una gelosona? Ci abbiamo un faccione con questa inquadratura. Non farla gelosa. Saluta. E saluta. Niente. Momento baci. Momento baci e mordicchi. Momento baci e mordicchi. Aiuto. Mi hanno catturato.
Poi non so i vostri gatti, ma scusate, la Pupi ce l'ha con i miei capelli, la mia parrucchiera, sì. Buongiorno a tutti, benvenuti nella continuazione del vlog. Qua c'è super fresco, però c'è un sole che spacca le pietre. Ieri sera poi alla fine, dopo la pizza, mi hanno trascinato fuori le mie amiche, ho fatto un pochino tardi e non ho più, tra virgolette, l'età per fare le serate, oggi sono a pezzi. Infatti poi ci siamo riuniti a colazione, è il nostro, diciamo, la nostra tradizione fare colazione insieme sabato e domenica. Oggi è sabato e nulla, come sempre faccio colazione dove lavoro, cioè non riesco mai a staccarmi dal posto dove lavoro, perché dove lavoro io è come stare a casa, quindi è sempre un piacere. Infatti quando vado lì a fare colazione mi dicono che sono in borghese. È stata una cosa super piacevole perché sono arrivata e una mia cliente, vi ricordate che vi ho detto che mi aveva già regalato dei prodotti difettati perché lavora in una fabbrica di confezionamento di prodotti, e ci ha portato un altro borsone che è qua, un borsone di cosine super interessanti che vi mostro adesso se riesco senza ribaltarmi. Ovviamente sono di marchi diversi, sapete che lei mi regala le cose se sono difettose, le confezioni mancate o comunque per vari svariati motivi, e io sono contentissima di avere le clienti così. Allora, mi ha portato due shampoo della Sien, aloe vera e calendula per lavaggi frequenti, appunto certificato Bios, che potete trovare alla Lidl, e me ne ha portate appunto due. Adesso se riesco a prenderlo è un bel lavoro, me ne ha portate due. E poi mi ha portato un bagno schiuma del marchio Pop, al miele e guaranà. Io ce l'ho già nella versione originale perché l'avevo già acquistato dalla saponeria. Adesso vi mostro il marchio se riesco. È questo, note di schiuma. Infatti mi ha portato anche la crema corpo con giglio bianco e guaranà. Me ne ha portati infatti due. Sì, certo che così è scomodo fare, intanto che sto aspettando in macchina. Me ne ha portate due, vedete che sono stra confezionate, ma per qualche motivo sono state scartate. Poi come sempre un shampoo al pepe nero, mente peperita, fortificante di Noa. Io questi shampoo tipo anche della Sien così lì faccio una confezione regalo, le regalo a una mia amica che lei farà sicuramente piacere utilizzare, perché questi shampoo non li utilizzo, stavo cercando altri due prodotti. E poi mi ha portato questi due prodottini che a me piacciono tantissimo, di milkshake 12 effetti con proteine di soia e moringa, e poi questa con Muro della linea milkshake del marchio 150 ml. Io mi trovo benissimo, ne aveva già portato uno senza etichetta, vi ricordate, e mi piace un sacco. Poi di Fito Relax balsamo barba pre post rasatura con aloe vera. Questa linea per esempio è difficile da trovare in giro, mi aveva anche portato anche l'altra volta qualcosa di simile. Poi sono tutti confezionati, poi detox, maschera viso SOS detox antinquinamento di Bio Fito Relax. Sempre di Fito Relax mi aveva portato anche altre cosine che adesso non le trovo. Ah sì, eccola qua. Rosa centifoglia e fior di pesco, la crema viso idratante biologica, questa è dell'Intra, vedete ha il suo sigillo ma è un po' come posso dire graffiata, e quindi è scartata.
Poi di camomilla blu, balsamo capelli, 50 ml di prodotto. Balsamo, sì, balsamo capelli. Super comodo perché sto già cominciando a fare lo zaino per il viaggio. 50 ml sono utili. E poi una crema mani, sempre di camomilla blu, riparatrice. Mi sa che, scusate, di camomilla, la mia camomilla. C'era anche una maschera viso, adesso non trovo. Dov'è? Aiuto. Niente, non la trovo. Salterà fuori. Poi una cera per i capelli di The Pot, The Male Tools. Vedete? Che io non la utilizzo, quindi diventerà un regalino per qualcuno. E poi due prodotti di Diego Dalla Palma, vedete, confeziona qualsiasi cosa. Questo è Iron Lash Brow, quindi un siero per ciglia e sopracciglia. Questo è confezionato nuovo e poi uno senza confezione, quindi sono due. E adesso, se senza ballare riesco a recuperare anche la maschera per il viso, sarò contentissima. Ma perché ora non la trovo? Allora, balsamo capelli, shampoo, è tutto stra un casinato. Ah, eccola qua. E per l'ultimo c'è appunto la Silk Mask, sempre di camomilla blu. Questa qua è una maschera viso nutriente, contiene camomilla, postbiotici e proteine della seta per donare nutrimento e idratazione. Sono 30 ml di prodotto. Quindi direi che sono stracontenta di avere le clienti così che ti fanno dei regali beauty, perché sono tutti prodotti nuovi, ma per qualche strambo motivo sono stati scartati. Sono stracontenta soprattutto per il milkshake. Invece per quanto riguarda i balsamo eccetera, quelli sicuramente, shampoo più che balsamo, sicuramente li regalerò. Qua c'era un altro prodotto, sì, anche questo, che secondo me è un prodotto per il viso, ma devo andare a indagare, sempre di The Pot. Allora, l'altro si vedeva che era una cera, questo invece sembra più una pasta, tipo un'argilla di color azzurrino. Adesso non riesco assolutamente a... adesso volate via. Niente. Vedete com'è? Se è una, è una postazione provvisoria, raga. E niente, vi ho mostrato tutto. Sono stra gasata anche per il Iron Lash Brow, ragazze, cioè stupendo. Se mettiamo così è stupendo, perché uno confezionato, uno no. Non sapevo nemmeno che Diego Dalla Palma avesse fatto appunto questo siero per le sopracciglia. Con questi occhiali sembro una VIP, ma fidatevi che se tolgo gli occhiali faccio spavento. Eccolo, sono tornata a prendere la versione che mancava in teoria. Comunque il prezzo è questo. Nulla, ragazze, vi volevo mostrare la felpa di Shein, questa qua fucsia, che mi piace tantissimo. Io nelle bellissime giornate, cioè nelle bellissime giornate, io in inverno, autunno inverno, sono la signora delle felpe, e questa mi piace davvero tantissimo. L'ho già lavata 3-4 volte, vedete, è praticamente nuova. Scusate la faccia, ma ho fatto le ore piccole, ho fatto pure i patch e non è servito a niente. La mia postazione skincare, guardate. E nulla, sono passata per augurarvi un buon proseguimento, una buona giornata. E chiudere qua il vlog, perché oggi pomeriggio, no, stasera ho un compleanno, quindi non riuscirò a vloggare. Domani vado a trovare i miei gatti e quindi lì non piglio il telefono.
spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima.